Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Io Risparmio, io sono Pasquale e bentornati in un nuovo video. Oggi vado a fare un video un po' particolare perché molto spesso mi viene fatta la contestazione, vedo che viene fatta un po' tutte le persone qui su YouTube che parlano di investimenti e di finanza personale, che siamo troppo concentrati sul mercato statunitense, che lo elogiamo e lasciamo sempre perdere altri mercati. Allora, partendo dal presupposto che ovviamente il mercato statunitense è quello più liquido, è quello più semplice in cui entrare. È quello in cui ci sono maggiori informazioni da poter reperire, ho pensato che effettivamente è una contestazione che ha un po' di senso. E allora ho detto, fammi prendere qualche altro strumento estero che non sia appunto americano per vedere se effettivamente ci sono altre possibilità di guadagni, così come le porta il mercato americano. Ovviamente, così come il mercato dell'S&P 500, non è detto che gli strumenti che hanno dato dei vantaggi e dei profitti in passato lo debbano fare anche nel presente o peggio ancora nel futuro. Però è ovvio dire che se un qualcosa tende a crescere, uno facendo le opportune analisi potrebbe trovarci qualcosa anche per il futuro. Però non conoscendo tutti questi mercati a cui appunto mi sono andato a affacciarmi, che ho provato a studiare, ho preferito andare a selezionare 6 ETF su 5 mercati e poi spiego anche perché. Su un mercato ne ho scelti due, che effettivamente negli anni passati hanno sempre avuto un trend crescente, così come gli Stati Uniti d'America. Non aspettiamoci però che questo trend sia così, appunto come il mercato statunitense, e nel senso che prosegua da così tanti anni e soprattutto sia così prepotente, ma comunque pur non dando gli stessi rendimenti del mercato dell'S&P 500, hanno dato dei rendimenti interessanti. E ho fatto questa scelta tramite uno strumento molto famoso che è l'ETF, per cui ho preso questi 6 ETF e sono ETF che sono legati a un mercato che cresce nel tempo e per cui volevo portare la vostra conoscenza, diciamo, di queste opportunità, di questi prodotti che possono appunto andare a portare a ognuno di noi dei vantaggi dal punto di vista degli investimenti, ma allo stesso tempo che non siano appunto dei vantaggi o dei rendimenti così importanti come il mercato americano. Bene, basta le ciance, cominciamo subito a parlare di questi ETF. Prima però vi ricordo che io sono Pasquale e questo è il canale del vostro amichevole investitore e risparmiatore della Porta Accanto. Allora andiamo a vedere il primo prodotto. Il primo prodotto, come si può vedere, è un prodotto UBS che va a seguire il mercato svizzero con una regola molto particolare, 20-35. È un ETF che è aggiato, per cui è aggiato in euro rispetto al franco svizzero. Adesso andiamo a vedere appunto quali sono la strategia, qual è la strategia di questo ETF e soprattutto quali sono i rendimenti, quali sono i prodotti, le aziende che sono parte di questo indice. Prima di tutto andiamo a leggere la strategia che è sempre dell'MSCI Switzerland 2035, aggiato in euro come dicevo prima, e replicano i titoli azionari del mercato svizzero. La regola del 20-35 limita il peso delle più grandi società al 35% e di tutte le altre a un massimo del 20%. È una regola un po' particolare, sinceramente è nuova anche a me, non l'avevo mai sentita, però c'è sempre da imparare in questo mondo. Il fondo è piccolino, diciamo di grandezza media, 164 milioni, ha una replica fisica totale, una volatilità annua dell'11% ed è stato lanciato solo l'anno scorso, è infatti un prodotto molto nuovo. Ad accumulazione ed appunto della UBS. Se andiamo a vedere i rendimenti che ci sono stati nell'arco di questo anno, da quando è nato praticamente, farà un anno diciamo a dicembre, scusate, ha fatto un anno a luglio, ha dato un 17% anno. Andiamo per cui sul sito dell'UBS, andiamo a vedere quali sono le holdings principali di questo ETF. Nestlé copre il 21% della ponderazione, la Roche il 15%, la Novartis il 16%. E poi altre aziende famose, queste 10 posizioni, le prime 10 di questo fondo, vanno a coprire più del 70% della posizione totale dell'ETF. Per cui le prime 10 posizioni coprono, diciamo, i tre quarti dell'ETF. Questo è un qualcosa che bisogna tenere in considerazione, se ovviamente, perché si deve capire ovviamente che questo ETF è molto, ma molto concentrato in pochissime aziende, però è qualcosa che potrebbe interessare e per chi appunto è interessato lascio comunque tutti i ticker e tutti gli ISIN qui sotto in descrizione nel video. Il secondo ETF e il terzo vanno a seguire il mercato tedesco.
Il primo si chiama appunto Share MD Max UCITS ETF ed replica 50 titoli azionari a media capitalizzazione, per cui non si tratta delle mega cap, delle grandi aziende tedesche, ma di quelle 50 che sono a media capitalizzazione, mentre l'altro, l'iCore DAX, va invece a replicare i 40 titoli azionari tedeschi più ampi e negoziati e quotati sul mercato primario, per cui due ETF che vanno appunto a seguire le medium size e le big size del mercato tedesco. Andiamo a vedere questi ETF, appunto, cosa hanno fatto. Per quanto riguarda quello sulle aziende a media capitalizzazione, replica fiscale totale, 13% di volatilità annua media, un fondo molto vecchio, ormai ha 20 anni ed è ad accumulazione. A livello di rendimenti ha dato nell'ultimo anno il 31%, il 31,6%, e possiamo vedere qui anche lo split che nei 3 anni più o meno ha dato in media quasi un poco più di un 10% anno sui 3 anni. Il secondo invece, appunto quello che replica i 40 titoli azionari più ampi ad ampia capitalizzazione, ha quasi 7 miliardi, 6.700 milioni di dimensioni, anche qui replica fisica totale, un 16% di volatilità e anche qui ad accumulazione. Per quanto riguarda i rendimenti, sui 3 anni questo ha dato un po' meno, ovviamente le aziende più grandi sono e meno diciamo sono performanti rispetto a quelle piccole e medie, un 23%, quasi un 24% sui 3 anni precedenti, per cui quasi un 8% annuo. Allora, andiamo a vedere anche come sono questi ETF sul sito dell'iShares. Questo è quello sulla media capitalizzazione. Le performance le abbiamo già viste poco fa, però insomma è bene, è interessante. I siti dell'iShares sono veramente fatti bene per quanto riguarda i loro prodotti, ETF li apprezzo tantissimo. Vediamo un attimino quali sono le aziende presenti in questo portafoglio: Beiersdorf, Leg Immobilien, Hannover Roich, Carl Zeiss Meditec, Knorr, Aroundtown, Kion, GEA, Evotec ed Evonik. Queste aziende sono le prime 10 appunto di questo indice che è seguito, e tutte le partecipazioni invece sono molte di più, sono tante le partecipazioni. In questo caso vediamo che le prime 10 sono circa un 25, forse 30% di tutto quello che è il peso, la ponderazione di questo ETF. Andiamo a vedere anche qui perché l'iShares, come dicevo prima, ecco, infatti sono 51 le aziende e le prime 10 occupano più o meno il 25-30%, per cui c'è una ottima diluizione per quanto riguarda la ponderazione. Invece l'altro, quello sulle mega cap, sulle 30 società più grandi del DAX, andiamo a vedere che questo indice comunque è composto da 41 aziende. E la ponderazione totale, diciamo, delle prime 10 aziende è molto più ampia in questo caso, perché già le prime 3 sono quasi un 30%, e per cui qui siamo circa al 45-50% delle prime 10, e abbiamo comunque aziende enormi: la Linde, la SAP, la Siemens, l'Allianz, Airbus, Daimler, BASF, Deutsche Telekom, Deutsche Post e Adidas. Per cui anche in questo caso c'è una bella diversificazione dal punto di vista del settore. Andiamo a vedere prima di tutto l'industriale, poi consumi discrezionali, materiali, IT, finanziaria, salute, comunicazione. Come si può vedere, più di 45% del fondo, anche il 50%, perché sono 20, 38, sì, 45%, 50%, sono comunque quelle produzioni prettamente per il mercato generale, mentre se si va a vedere IT o comunque servizi che sono più relativi a una produzione di servizi di per sé, è molto più piccola. Non l'ho specificato prima nel primo ETF, però andiamo a vedere subito la diversificazione per settore. Qui invece è ancora più presente per quanto riguarda l'industriale, quasi un 21%, però poi il communication, tutte le telecomunicazioni hanno una ponderazione del 13%, cosa che non c'è nell'ETF precedente. Il quarto ETF, anche questo un OBS, invece segue il mercato canadese, anche questo in forte crescita, anche questo è un mercato che mi piace tantissimo, ci sono tante aziende che mi piacciono in questo portafoglio, e qui replica semplicemente l'indice totale del mercato canadese, con una dimensione del fondo medio-piccola, 243 milioni di dollari, di euro, una replica fisica totale, una 12,66% di volatilità annua. Questo è senza copertura valutaria, per cui l'ETF è in dollari canadesi ed è ad accumulazione. Per quanto riguarda i rendimenti, anche qui abbiamo avuto più o meno un 11% annuo di rendimento medio, un 33% sui 3 anni, con un massimo di quest'ultimo anno del 36%. Il prodotto UBS, se andiamo a vedere appunto quali sono le holding principali: Shopify, Royal Bank of Canada, Toronto Dominion, Canadian National Railway, Enbridge, Bank of Nova Scotia, che ho nel portafoglio mio personale,
ed è bello vedere qui. Comunque, anche qui si può notare che dal punto di vista della ponderazione, queste prime 10 posizioni vanno a occupare un buon 30% di tutto il, diciamo, l'indice, che però rispetto a prima si può vedere che è una ponderazione molto più diluita rispetto a quello che abbiamo visto nei documenti precedenti per quanto riguarda appunto gli ETF precedenti. Penultimo ETF invece è un Lyxor, questo qui segue il mercato russo, anche questo da accumulazione, e questo segue l'indice MSCI Russia IMI Select GDR, che replica un'ampia selezione di titoli azionari o GDR di società russe. Per quanto riguarda la dimensione del fondo, questo è un fondo sintetico, senza copertura valutaria, però è scambiato in euro, 295 milioni di euro di fondo, 22.6% di volatilità annua. Rispetto agli altri ETF che abbiamo visto, questo è un po' più caruccio, 0.65% di TER. E per quanto riguarda invece i rendimenti, questo ETF ha dato veramente tantissimo, quasi un 20% annuo, però ovviamente rispetto ad altri mercati questo è molto più volatile, perché è già un mercato evoluto, ma è a metà strada fra il mercato emergente e il mercato industrializzato. Però comunque è un ETF che ha una certa anzianità, è nato nel 2006, per cui ha un suo storico. E appunto andiamo a vedere sul sito della Lyxor un po' tutto quello che è questo ETF. Anche il sito della Lyxor ha fatto molto bene, secondo me. I primi 10 titoli dell'indice li abbiamo qui: abbiamo Gazprom, Sprebank, Lukoil, Novatek, MMC, TCS, Tatneft, Rosneft, Polius e Magnit. E in questo caso i titoli presenti in portafoglio, se andiamo a prendere solo i primi tre, qui andiamo quasi a un 45%, poi se uniamo gli altri, insomma, i primi 10 titoli occupano più del 65% del portafoglio di questo indice. Il numero componenti totali appunto sono 20, i primi 10 sono il 65, per cui i rimanenti 10 andranno a occupare più o meno quello che è il 40% circa del portafoglio. E la Russia è un mercato che capisco poco, ci sono aziende che danno tanti dividendi per legge, però non mi ci sento di investire, e questo potrebbe essere un modo per avere una forte spinta al mio portafoglio, però allo stesso tempo senza rischiare di andare a fare stock picking, per il quale non me ne sentirei in grado, ovviamente. Ultimo ETF, e qualcuno qui storcerà il naso, ma se avete visto i video precedenti capirete perché, è un emerging market esclusa la Cina. Per chi dice tu sei un pazzo all'esclusione della Cina, vi lascio il video qui da qualche parte in cui ho parlato perché non voglio investire in Cina. Questo fondo è piccolissimo, alla replica sintetica 66 milioni, è nato solo 2 anni fa, 20 giugno 2019, è appunto sintetico, un TER abbastanza accettabile, 0.25%, e anche questo è da accumulazione. Come rendimenti, qui abbiamo in un anno, da quando è nato più o meno, ha dato il 39% di rendimento, nato a luglio, per cui ha completato il secondo anno di vita questo ETF. Però potrebbe essere un ETF da aggiungere per chi non volesse come me investire in Cina, per poi magari, per esempio, chi volesse investire solo in determinate aziende cinesi senza andare sull'indice, potrebbe appunto prendere questo ETF e poi scegliersi le 2, 3, 4 aziende cinesi su cui crede di più e investire in questo modo. Anche questo è un Lyxor. Andiamo a vedere quali sono i titoli del portafoglio di questo ETF. Abbiamo Taiwan Semiconductor, Samsung, Reliance Industry, Infosys, Vale, Housing Development Finance, Gazprom, Samsung Electronics, SK e Mediatek. E qui da questo lato possiamo anche vedere il paese di origine dell'azienda: Taiwan, Corea del Sud, India, Brasile, Russia. Sono queste le principali aziende presenti in portafoglio. Andiamo a vedere se troviamo anche quali sono le caratteristiche e per cui quanti sono i totali dell'indice. Ecco, questo indice è composto da 678 aziende, per cui è fortemente diversificato sul mondo, e al di là delle prime due aziende che sono la Taiwan Semiconductor Manufacturing e la Samsung, che occupano più o meno il 14-15% del portafoglio, il resto sono veramente piccole quote di tante aziende. Se già la terza azienda occupa l'1.78% e sono 678 aziende, si può capire come siano fortemente diversificati, come sia fortemente diversificato questo indice e questo portafoglio. Tra l'altro non l'ho specificato forse, ma vediamo, sì, l'ho specificato che è accumulazione. Un modo alternativo per andare a investire in altri mercati che sono in forte e profonda crescita, non così come il mercato americano, ma allo stesso tempo poter andare a puntare su mercati che possono crescere senza andare a prendere un MSCI World che magari
potrebbe in un certo modo andare a tagliare i nostri rendimenti, perché ovviamente l'indice mondiale totale rende molto meno rispetto a questi indici, ha anche meno volatilità, però una persona che volesse, diciamo, diversificare con più indici in questo modo con gli ETF potrebbe anche andare a limitare la volatilità senza andare a impattare così fortemente i rendimenti e cercare di ottenere un rendimento che sia un po' più ampio possibile senza per questo dover per forza investire nel mercato americano, comunque limitandosi nel proprio investimento nel mercato americano nel caso volesse un po' andare a tutelarsi per eventuali possibili crolli, ma non so come possa essere possibile, o almeno in questo momento particolare, del mercato totale americano. Bene, spero che questo contenuto sia stato di tuo gradimento. È un contenuto che mi è piaciuto fare tantissimo perché ci sono degli spunti di riflessione che ho preso anche per me stesso, che magari mi porteranno a scegliere uno o più ETF di questa lista per andare a completare il mio portafoglio finale, nel senso di andare un po' a diversificarmi dal punto di vista geografico. Ovviamente pollice in su se il video ti è piaciuto, se sei nuovo passi da questo canale per sbaglio, clicca la campanella delle notifiche dopo esserti iscritto per non perderti nessun video successivo. Bene, anche per oggi è tutto e ciao da Pasquale, ci vediamo al prossimo video.